Lo status quo. Ora, smart working, perché se ne parla? Un paese del Monte Amiata, bellissimo, Santa Fiora. Tu ci sei stato anche recentemente. Guarda, bravo. Infatti ho detto, ma quando sono stato nel Monte Amiata, molto di Santa recente. Fiora. C'è anche l'acqua, Santa Fiora. La usavano, la bevevano i miei vicini di casa. Non so se esiste ancora. No? Amelia ed Egidio, due pensionati adorabili. Un George e Mildred anni 70, sia la sitcom che la reale esistenza della coppia, che mi ha fatto da babysitter a mia sorella quando i miei, che ne so, non c'erano. Quindi ricordo la consegna dell'acqua Santa Fiora proveniente dall'Amiata, che Gigi diceva: questa fa Banereni, Massimo. Ma confezionata o la raccoglievano, la prendevano no, loro? No, arrivava con la cassetta, quella in plastica pesantissima, perché aveva 12 bottiglie. Ogni tanto, vetro con l'etichetta. Ora magari si è fatto uno spot perché esiste ancora, ma è in totale buona fede. Però Santa Fiora, il comune ha deciso di mettere a disposizione un bonus degli appartamenti per chi volesse prendere un affitto, appunto un immobile, lavorare in remoto da Santa Fiora nel mezzo al verde, l'aria buona, il cibo ottimo, e per un massimo di 6 mesi c'è un bonus come quello della bella bicicletta. bella trovata fra l'altro simile ad altre trovate di cui abbiamo parlato di recente, cioè la possibilità di comprare una casa a Taranto ristrutturandola a un euro per far rivivere il centro storico. Questa è direttamente connessa al momento in cui viviamo, perché tu puoi lavorare a Milano, a Roma, a Gorizia in smart working ed eleggere a tuo domicilio un posto che in realtà sta lontanissimo. Si è parlato infatti di south working, cioè di tutti quelli del sud. Bravo. Che in realtà lavorano al nord e che rimangono al sud. Il Monte Amiata, che non si trova a sud, ha ovviamente tutta la possibilità di competere con le bellezze del sud Italia. Anche c'è anche una discreta linea internet, perché super, io ci sono stata, super, anzi quella è fondamentale, garantita, perché ovviamente il lavoro da remoto, poi c'è da capire questo.